Ciao ragazzi, rieccoci con un altro video. Oggi andrò a preparare un dolce buonissimo che mi ricorda molto l'estate, appunto perché io lo preparo spesso nel periodo estivo, proprio perché è una torta molto fresca e l'elemento principale di questa preparazione sono i limoni. Oggi andrò a preparare appunto la torta al limone, una torta buonissima che dovete assolutamente provare. La particolarità di questa torta è che dopo essere stata sfornata e fatta freddare per bene, verrà irrorata con il succo del limone. In questo caso io sto utilizzando una bagna formata da succo di limone e zucchero, però in genere per essere più veloce come preparazione e addirittura più buona utilizzo solamente il succo di limone senza aggiungere dello zucchero. Non vi preoccupate perché la torta non verrà assolutamente aspra, anzi il succo del limone andrà ad esaltare di più il sapore dolce della torta stessa. Quindi ragazzi, se volete vedere come la preparo, seguite il video. Quindi ragazzi, per preparare la nostra torta al limone avremo bisogno di 4 uova, che successivamente andremo a separare i rossi dai bianchi, 300 g di farina 00, 200 g di zucchero, 100 g di margarina, 2 limoni. Utilizzeremo il succo di tutti e due i limoni, mentre la scorza grattugiata di un limone. Se volete ottenere una torta che abbia un maggiore gusto di limone, aggiungete la scorza di tutti e due i limoni. Una bustina di lievito per dolci. Quindi, detto questo, cominciamo! Allora ragazzi, come vedete ho separato i rossi dai bianchi. Per prima cosa vado a montare a neve i nostri albumi. Allora, io in genere per montare gli albumi a neve ero solita aggiungere un pizzico di sale, però ultimamente mi sono documentata e ho utilizzato qualche goccia di limone. Devo dire che trattengono meglio l'acqua e fanno sì che l'effetto schiuma resti più a lungo. Anzi, fatemi sapere sotto al video se utilizzate anche voi il succo di limone oppure utilizzate il sale, diciamo con cosa vi trovate meglio. Dunque, una volta che i nostri albumi sono ben montati, li mettiamo un attimino da parte e andiamo a prendere i nostri tuorli, ai quali aggiungeremo i 200 grammi. Andiamo a lavorarli finché non risulterà un composto chiaro. A questo punto andiamo ad aggiungere il latte. E continuiamo a lavorare il tutto. A questo composto, che ormai con il latte è diventato abbastanza liquido, vado ad aggiungere i 100 g di margarina. Come vedete io li sto aggiungendo così, senza farla sciogliere, appunto perché la margarina, in particolar modo questa marca, è abbastanza morbida e facile da lavorare, quindi non la vado a sciogliere. Continuo a lavorare il tutto e poi aggiungo poco per volta la farina. Ho iniziato ad aggiungere la farina poco per volta e man mano il nostro composto sta iniziando a prendere più consistenza. Mescolo un po' prima per non far uscire tutta quanta la farina e continuo a lavorare. Continuiamo così fino al completo assorbimento di tutta quanta la farina. A questo punto vado a mettere la nostra bustina di lievito per dolci e continuiamo la lavorazione del composto. Come penultimo passaggio vado ad aggiungere all'impasto la scorza grattugiata di un limone. Come vi ho detto prima, potete utilizzare la scorza di entrambi i limoni. Continuo la lavorazione e l'impasto sarà quasi pronto. Come vedete, il nostro impasto è diventato molto corposo e consistente. Quindi, per alleggerirlo un po', andiamo a prendere i nostri albumi che abbiamo prima montato a neve
li andiamo ad incorporare al nostro impasto. Mi raccomando, gli albumi prendiamone poco per volta e facciamo dei movimenti dal basso verso l'alto. Continuiamo a fare questo lavoro finché gli albumi non verranno completamente assorbiti al composto. Una volta che gli albumi sono stati incorporati per bene al composto, non ci resta che andare a imburrare e infarinare una teglia e poi versarci dentro tutta la nostra torta e andarla ad infornare. In una tortiera imburrata e infarinata andiamo a versare tutto il composto. Guardate che bello! Lo andiamo ad infornare. Nel frattempo che la torta è in forno, andiamoci a preparare la nostra bagna. Quindi mettiamo in un pentolino, accendiamo il fornello e mettiamo dentro il succo dei nostri due limoni e 50 g di zucchero a velo. Diciamo che per quanto riguarda le dosi potete fare un po' voi. Ad esempio alla bagna potete aggiungere anche del limoncello, oppure potete aumentare, potete aumentare le dosi dello zucchero, potete aumentare la quantità del limone, regolatevi un po' voi. Quindi non appena la bagna arriva a raggiungere il bollore, spegniamo e lasciamo raffreddare. Ho utilizzato lo zucchero a velo e non lo zucchero normale perché lo zucchero a velo tende a sciogliersi più facilmente rispetto allo zucchero classico. Però se voi in casa non lo avete, potete utilizzare lo zucchero bianco, quello normale. Ed ecco qua ragazzi, questa è come si presenta la nostra torta una volta che l'abbiamo sfornata. L'ho tenuta in forno per 40 minuti a 180 gradi. Mi raccomando, come al solito, controllate sempre il vostro forno perché tutti i forni sono diversi e quindi diciamo che reagiscono in maniera diversa, ecco. A questo punto non ci resta che fare l'ultimo passaggio, ossia prendere la nostra bagna che ormai si è ben raffreddata e versarla su tutta quanta la nostra torta fino a farla assorbire. Se cola non vi preoccupate perché tanto fra qualche minuto verrà assorbito, quindi... Quindi ragazzi, una volta fatto questo passaggio, la vostra torta sarà pronta. Che dire, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Diciamo che è una ricetta più che altro estiva, appunto perché la freschezza del limone, non so, ma mi ricorda molto l'estate. Quindi che dire, il video di oggi finisce qui. Vi rimando come al solito alla prossima video ricetta e buon appetito. Ciao! It's one foot in front of the other, the way it will be, the way it's always been. Just one more foot in front of all those countless others. If you fall down, just get up again.